Bentornati su Brevi di Deforto. In questo episodio andremo a... cospirare contro i cospiratori, o come si può dire. In ogni caso, sono a Port Meriens, insomma, quello che sta nel comando centrale di Eternia. So anche dove si trovano, quindi... Allora, mi ero dimenticato ovviamente di questi cospiratori, però ci sono altre due battaglie. Cioè, ci sono due battaglie in questo comando centrale di Eternia. Una è appunto, vabbè, potete ben immaginare dove. E l'altra è quella dei cospiratori. Allora, come ho già detto, ho fatto il cambiamento supremo. Ossia... Poi, volevo far vedere l'equipaggiamento. No, le abilità. Le abilità. Ok. Edia e Ringavel sono ladri. Con Kleptomano ho dimenticato di mettere l'ultima cosa. Lo faccio in fretta, tanto per dire che sarà ovviamente ritorno in vita, perché non sono sicuro che quella strategia possa funzionare, quindi per sicurezza. Allora, due Kleptomani non vanno bene. Allora, scusate se faccio questi aggiustamenti mentre registro. Comunque, ecco qua. Stesso setup per tutti, tranne che ovviamente Agnes al mondo veloce. Ho messo tutti i ninja, tranne, beh, due ninja e due ladri, perché ho detto che non posso anche non rubare da questi buzzurri, ma preferisco farlo, perché in realtà serve davvero tanto. Ovviamente ho i falcioni Akatem, se non erro, come equipaggiamento, e dovrei superare di potenza anche il Longinus, che fa il 50% di danni extra ai mostri marini, mentre il falcione fa, diciamo, aumenta di 19 punti la difesa magica, il che conviene. Poi ho ipercubitiere, però devo vedere un attimo le statistiche. No, voglio essere veloce più che fare danni. Tanto poi basta che metto default, non ho problemi. Calzare, anello della vita non serve. Posso mettere sandali. Ok. E guanti del ladro aumentano le chance di rubare, perché no? Più che altro non è che posso, non posso rubare 5 miliardi di cose da questi tizi, ma conviene rubare da questi tizi, davvero tanto. Se non erro ci danno alcuni equipaggiamenti che non posso prendere da nessun'altra parte, almeno spero, perché altrimenti ho fatto un fail assurdo. Ma so che sono qui, stupidi cospiratori di questo cavolo. Spero che non si trovino qui solamente di notte, altrimenti, beh, sorge un grosso problema. E scusate se il video sarà breve o barra noioso perché uso la strategia delle lance, ma questi tre non li sopporto. Non è uno spoiler, ve lo dico subito chi sono. Sono De Rosa, Kada e Profiteer. Li odio tutti e tre. Soprattutto il primo. Inoltre, Kada può castare Fonte di Vita. Profiteer aumenta il critico. De Rosa rompe solo le scatole. Distruzione totale, distruzione totale. Eccoli qua, stupidi. What, you such an inhospitable place, oh? I shall catch my death of cold. I completely agree. Who schedules meetings down in a dungeon? Easy, gentlemen. I thought it fitting. It's where we all started, eh? Besides, you've hardly suffered for hitching yourselves to my wagon 15 years past. Chairman Profiteer, you've amassed a fortune selling the orthodoxy treasures you looted. And Dr. Kada, your repertoire of medicinal preparations took a sharp jump that day. Am I wrong? Well, no, I'll not deny that, but... Then let's not quibble over the venue, Now, I ask something of you. Let's see it. What is this? Did you not call us here to discuss plans for the next caper? I considered it, sure. Security was lax at Orthodoxy headquarters, though. Nowadays, Eternian Central Command is iron tight. It would take a lot more than cover of night to slip in and empty the treasury vault now. Bah, that pig-headed Templar! Well, what is it we're here to see, then? A new weapon that will deliver the duchy into our hands. Oh? Yes, the one that the good Dr. Kada has been working quite hard on. Explain to the chairman how your little toy works. With pleasure. Now, this is an exceedingly simple explanation for you layman mind. This vial holds a highly concentrated culture of a certain pathogen. A puzzle.
What is it you say? It has quite the ominous ring to it. A pathogen created by the union of the common cold with venom extracted from a hell viper. And the vaccine? I trust it's made if you aim to use the stuff as a weapon. But of course! I have both a prophylactic and a cure at the ready! Excellent. I'll have that prophylactic now. My men will need it before we loose your creation on the duchy. Meanwhile, you two will start work on crafting large quantities of the cure outside Eternia. Ha ha! Say no more! Then we sell it at a lovely premium through the black market, yes? No. This isn't a get-rich-quick scheme. It's a coup. I need the forces and their leaders dead. Then, the chairman returns with a miraculous and completely free cure. You'll be Eternia's savior. Me? The Duchy's savior? Yes, I like this plan! And you, Doctor, would have your choice. The hero responsible for the wonder cure, or the mad genius who created history's most diabolic weapon! How is a fellow to the side? Shh! Someone's here. Is that not the Templar's daughter? Why has she come here? What if she heard us? Measures would have to be taken! And who would find her here in an abandoned dungeon deep underground? You're welcome. All right, time to muzzle the little pup. What are you? C'è del marcio in Eternia. E dunque sì, Profiteer de Rosa e Kada, mio Dio li odio a bestia. Fortunatamente Dia dovrebbe riuscire a fare quello che voglio. Ah no, no, assolutamente non mi devo difendere, devo saltare. Allora, salto uno solo. Questo perché? Perché mi dà due punti brave, conviene fare solo un salto adesso. E non un doppio salto, cioè gran salto, super salto. Perché devo fare meno danni possibili, ma devo comunque, beh, saltare. Inoltre... è quello che fa meno danno tra quelli che c'ho. Quindi vai. No! Affascinata! Perché è più veloce! Pazienza, pazienza. Ovviamente faccio un bel po'. Come fanno ad essere più veloci? Abbiamo capito che... ah! Cominciamo bene. Ah, mi sa che abbiamo perso, eh. Mi serve una risurrezione, per favore. No, non posso fare nulla. Ho risurrezione, ma non lo fanno. Quanti turni hanno? Basta! Ok, Agnes. Puoi fare un po' di robe. Quanto diamine sono veloci questi cosi? 60, 60, 60. Io sono 101, dovrei essere molto più veloce di loro. Ai. Utsusemi. Mio Dio, è impossibile questa battaglia, mi sa. Super salto finché non colpisco per primo. Uso quella qua della vita, cioè finché non mi... oh, è risurrezione, perfetto. Allora, un po' complessa sta battaglia, ma deve essere fatta. Ok, iniziamo un po'. Dov'è? Rapina, tutti e... gran salto, dovremmo riuscire a fare un po' di roba. Vai. Zani Drago, ok, ho rubato qualcosa. Questo è l'importante, non possono attaccarmi. Ok, Ringbell può usare salto. Anzi, gran salto su De Rosa. Ah, ecco perché possono usare così tanti attacchi. Però non dovrebbero essere in grado di colpirmi tutti quanti, quindi... ok, piano piano li sto uccidendo. Mio Dio, li odio, ma... vai. Wow! Stiamo facendo un po', eh. Non uccidere anche Agnes. Ok. Agnes può attaccare. No, è morta Agnes. Ah, è ancora in aria. Ok, super salto e gran salto. Ci stiamo riuscendo, ci stiamo riuscendo. Ok. Tiz, super salto. Mio Dio, quella strategia.
La amo, ma è un po' strana. Uso pure cura. Non importa, sono ancora vivo. Ah, bellissimo usare il ritorno in vita. Ok, mi serve Edia o Ringabel vivi. Mi servono entrambi. Ok. Edia, vai con rapina su tutti e poi con salto. Dai che ce l'ho quasi fatta, eh. Ok, perfetto. Potevo rubare un'altra cosa da... Ti prego. Qualcuno si è risuscitato, perfetto. Potevo rubare tipo un altro strumento da Kada, ma dovremmo aver finito, quindi... Ok. Ce l'abbiamo quasi fatta. Difesa. Non mi interessa se qualcuno muore in questa battaglia, voglio solo finirla, perché odio, odio, odio questa battaglia. Qualcuno che risuscita, per favore, grazie. Non so come affrontarla, quindi devo usare quelle strategie cheap strategies. Boh. Nessuno è risuscitato. Oddio, ho paura qua. Grande, sono risuscitati all'ultimo secondo. Posso usare speciale. Vai con orizzonte su Kada e poi super salto. E un altro super salto. Sì, più veloce. Ok, orizzonte time. Vola. Boom. È morto Kada, ti prego. Dovrebbe essere quasi morto. Ti scongiuro, abbiamo quasi finito la battaglia. Voglio finirla più in fretta possibile. Uccidimi pure Dia, non mi interessa. Basta che riesco ad ucciderli. Siamo tutti vivi, chissà se riusciamo a farcela. Vai. Super. Aia. Ci siamo quasi, eh. Super salto. Ok, ce la dovremo fare. Non adesso, al prossimo turno allora ce la facciamo. Che bello, che bello, che bello. Riesco a finirlo. Riesco a farcela. Dai, manca davvero poco, ne sono sicuro. Però il problema è che sono più lenti di noi e ci fanno tipo un casino di più di danno. Ok, Kada è morto. E meno uno. E boom. Boom. Manca ancora un po'. Uno è vivo, un altro no, eh. Vai. Doppio super salto. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. Non mi interessa se Ringabel mi muore. Basta che tu crepi. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Per un secondo ho sudato freddo, ma non voglio assolutamente continuare questa battaglia. La odio, non ci penso nemmeno a continuare. Morite per favore che non ce la faccio più. E dai, alleluia. Ringabel mi spiace, ma li odio troppo. Abbiamo rubato un casino di roba. Zaino di drago, giubbe di cristallo, bacchetta magica, residuo d'oro e del modo di cristallo sono drop normali. Ce l'abbiamo fatta. What's wrong with you? Why would you suddenly attack us like that? Considering the place and present company, I'd say they were up to no good. I agree. 10 to 1 they're plotting one dark deed or another. Let's teach them a well-deserved lesson. No, please! Ha! Much better. Let's go. No, you! You're on the council. Help us! We were ambushed by the Wind Vestal. She... I follow reports of a disturbance, and what do I find? But 3 wanted men tidily behind bars. Wanted? Red Mage, Fiora de Rosa, Commander of the Blood Rose Legion, 3rd Division, Eternian Forces. The Orthodoxy's Flora Mappus filed charges, and many within your own ranks are backing them up. Your secret lab in Florum was searched top to bottom, and I've had the pleasure of reading your Red Report. It's a real page-turner, eh? Imbecile! You left written evidence of your crime? Erutus Profiteur, Chairman of Camera and Profiteur Merchantry, 2nd Legion, Eternian Forces. Your charges come from Prime Minister Dominus Harina of Ensheim. Quite the list, that. The investigation of your offices should be underway as we speak. Savmaker Kada of the Black Blades, I have a warrant for your arrest for disobeying orders, dereliction of duty, abuse of prisoners, and the manufacture of weapons of mass destruction.
You three have ignored the Grand Marshal's orders and hatched your own schemes long enough. No, wait. Chairman Profiteur blackmailed me. I owe him a small fortune, and he... Ooh, me too! It's the truth! Have a look at these eyes. Do they seem capable of lying? Why, you... This is slander most foul. I'll not even dignify them with a response. Alternus, my friend, could we not overlook these minor transgressions? Come now, name your price. You three can entertain one another here until the Grand Marshal passes sentence. Don't expect leniency. E Alternis ci salva. Finalmente. Cioè non è che ci salva, ci ha salvato la fatica di ucciderli e il, magari il trauma psicologico. In ogni caso, mio Dio, odio quella battaglia, non ce la faccio. Seriamente non ce la faccio. Mi serve una chiama di finisce tanto per... Non voglio sprecare Megalizir, quindi vai. Tanto ho tutti i soldi, ho soldi infiniti in questo gioco, quindi sto a posto. Dicevo, ce l'abbiamo fatta. Ok, questo video è diventato noioso in parte, perché io mi sono divertito a vedere come il gioco pensava che io fossi più lento di loro. Loro avevano 60 di velocità, giusto? E io quanto ho? Tanto per controllare. Allora, io ho in status, io ho 79, 92, 101 e 94. Non si erano potenziati per niente. Anche con i ipotetici calzari di Hermes, non credo che abbia in effetto i calzari di Hermes che abbiamo rubato noi a loro. Ma anche con ipotetici calzari di Hermes, tecnicamente arrivavano ad 80. Non avrebbero dovuto superare nessuno se non magari Edia. E la cosa bella è che abbiamo rubato un bel po' di roba utile. Per due addirittura, perché abbiamo criptomane. Quindi cosa ho ottenuto? Oggetti che avevo già, vero? Però, che oggetti? Non artigli dell'Ade. Ho rubato tipo qualche armatura, mi sembra. Ho ragione. Giubba. Ah no no no, un secondo. Ho rubato per caso calzari di Hermes? Mi sembra di sì. Sì, ho altri due calzari di Hermes. Perfetto, era quello che volevo fare. Altri calzari di Hermes. Allora, se non erro non posso rubare altri calzari di Hermes. E da Kada, oltre alla zanna di drago, si rubava solamente un altro oggetto minore che non utilizzerò mai, almeno spero. E magari in descrizione scrivo qual era l'ultimo oggetto da rubare. E ci vediamo nella prossima parte, dove non utilizzerò la strategia delle lance perché è un po' cheatosa. Ma per questa battaglia avrei, non lo so, fatto... Alla prossima parte.